Benvenuti ragazzi, oggi day one di questi daily vlog. Oggi è lunedì, così sapete il giorno perfetto. Siamo qui nel college. Non c'è nessuno ancora in giro perché è presto. Sono le 8:15, quindi vado a fare colazione. Oggi vi faccio vedere un po' una scorciatoia che si può utilizzare per tutti questi dislivelli, però al chiuso, al caldo, ed è solamente durante la settimana, perché durante il weekend appunto tutto questo reparto qua viene chiuso e quindi gli sportelloni sono chiusi e non si può fare. Si va di qui e ora vi faccio vedere. Bam! E siamo qui. Oggi dovrebbe essere una città interessante, sicuramente no. Oggi dovrebbe essere una giornata interessante perché ho fisioterapia. Ragazzi, avrò una notizia incredibile da darvi, però appunto voglio andare lì e voglio confermarla con voi. Poi abbiamo classe, quindi vi farò vedere oggi Management Principles, che sarebbe un po', diciamo, i principi di come essere un buon manager. Worldview Seminar, che è praticamente questa classe su come la gente vede le religioni. Questo è da sotto, alla CAF Corbin Danny Hall. Andiamo a mangiare. Hi. Good morning. Good morning. How are you? That's Giacomo. For what? He like blogs and stuff. Nice. He's gonna get it in the. Is it recording right now? No, I think it's recording right now. Ok raga, ho fatto colazione, ora mi dirigo verso la mia prima classe, Worldview Seminar alle 9. Ah, yeah! Oh! Prof Kent! He's famous! And Katie's here! Katie! Grandissimi! Can you interpret for me? Yeah, I'm gonna put subtitles. Ah, good. Yeah, you're good. But they won't really know whether you're interpreting it correctly. No, they trust me, that's why they follow me. Yeah. È uscito il video adesso, devo rispondere un po' ai vostri commenti, che è una cosa che mi piace sempre fare solitamente in camera, però oggi ho fatto uscire un po' prima. Quasar dice: tutto molto bello, ma quanto belle sono le felpe della squadra col numero del giocatore. Grande Quasar. Luca Soffiantini dice: viva Saronno, grande Jack. E poi c'è l'orecchio che dice: dai dai Leone, i giorni difficili passano e dopo arrivano sempre quelli più belli. Ora vi rispondo a tutti quanti. Niente, iniziamo con questa classe, let's go. Are you gonna become a vlogger, bro? You know, I do have YouTube stuff. And I should show it to you and have. I don't really vlog, but. You just, you know, like, you do some videos? I do like a lot of, yeah, class videos and stuff. Yeah. We can make a featuring one day. Yes, yes, it'll be a kind of like in the Marvel Universe. Exactly. Right? Everybody should be doing that. Like, yeah. Whatever your interests are. Exactly, exactly. You know, right. Put it out there. Yeah. Ashley Ridgeway. No, man. Yeah, it's true. Hi guys. Yeah, that's Ridgeway, what can you tell us today? Why are you so embarrassed in front of the camera? Oh, you know? No, ragazzi, Ashley Ridgeway è un po' la fashion blogger di Corbin. I'm saying you play very good volleyball. Raga, voglio andare a vedere se c'è qualche pacco. Good. Bye girls. You found it? Favorite meal from Right through the door. Oh, upstairs, okay.
Sto aspettando un sacco di pacchi, ragazzi. Sto aspettando una felpa che vi dicevo. Poi ho ordinato un libro molto molto interessante. E si chiama Il dormitorio. Dammine! Oh, guys! Oh my god! Why you know Jamine? Huh? Why you know Jamine? I don't know. I'm just slow. You're slow? Ecco lo spot preferito di Chanel Garcia. Chanel, l'avete vista in qualche vlog delle ragazze sicuramente. È il centrocampista principale di... Oh! What a beautiful sight! Ciao, come state? Bye bye! Buenos dias! Buenos dias! I just have more space. Ah, oh, okay. People coming from there, and people coming from there, and people coming from there, like... Right, you get the noise. You just want attention. Oh my god. Have a nice study day. Bye bye. Allora ragazzi, una cosa di cui volevo parlare e di cui parleremo sicuramente anche più tardi con il dottore quando andrò all'athletic trainer. La mia sindrome si chiama sindrome compartimentale laterale o bilaterale, adesso non mi ricordo precisamente. Mi sta creando un po' di problemi. Siamo arrivati a un punto in cui è veramente quasi insostenibile. Sto avendo veramente tantissimi piccoli problemi che non ho mai avuto in vita mia. Ora sono le 10.08, quindi ho classe alle 11, fino alle 11.50, quindi adesso ho praticamente 50 minuti di relax. Studierò un po', finirò di editare un video e niente, ci vediamo in classe. Ok, ho appena avuto l'idea di fare un cambio nella mia camera, vediamo se mi riesce. Ok ragazzi, in questo modo potrei avere una scrivania lì per studiare, eccetera, una scrivania qua un po' più per la vista, guardate la vista che è veramente incredibile, con tutti questi colori davanti. Comunque niente ragazzi, come avete notato, come vedete mi si è rotto il treppiede, perciò sicuramente oggi ne ordinerò un nuovo. Classe di business management principles adesso. Questa classe è praticamente come essere un buon manager, come comportarsi con le persone, specie quando sei il boss, eccetera. Perciò molto interessante come classe. Let's go. The grade for the class is gonna be upgraded like soon. Well, absolutely, because I'd say yes. È il ragazzo più bello della squadra, è lui, è G. Io, Snoop. Legend. Gonna be my group of four. We're screwed. No, no, we have Justin. Okay, we're okay. We're okay. In order to be ready, I need a sip of coffee, please. No, it's COVID. You have COVID? No, just a cough. Ah, Quilly Green! See, yeah, Robin does vlogs. It's been a pleasure, guys. It's been a pleasure. Are you leaving? Let's go, Max. How come you shave? Huh? How come you shave? I don't know, I want to change, bro. I need to redo my hair. Which one? Avatar The Last Airbender? With the arrow? How much? Brand new. You guys are all so short, bro. That was so disrespectful. So. I'm sorry. I have a question. I got in the vlog. I had to look out for my friend. Huh? I had to look out for my friend. Come on, you wanted to be in the vlog so bad. Sorry, you can go ahead. Because we are just friends, I'm not actually doing treatment. He's vlogging. Okay, what kind of food do you have? I'm gonna need you to explain it. Can you see me? I got you. You feel it? Yes, painful. Let me do another test. So tell me when you feel the pain, okay? You feel it? Yep. It's broken. What do you mean you can't? But yeah, definitely this ATM.
Jenny fa una cosa che abbiamo già fatto in passato, quasi cercare di, con un massaggio, muovere il sangue, penso, muovere più in su per non dare questo peso, diciamo, alla caviglia. Ora vado a mangiare e poi devo tornare in fisioterapia per fare delle altre procedure, perché stiamo cercando un po' di colmare questo grande problema che ho per tornare a aiutare la squadra. Ok ragazzi, sono le 2.47 e alle 3 abbiamo stadio. Volevo spiegarvi un po' cosa fosse stadio prima di andare. Praticamente sono queste due ore, due volte a settimana, quindi 4 ore a settimana, in cui tutta la squadra è studiare. Quindi io vado lì, a volte faccio il mio editing, a volte mi porto avanti con i compiti. Mi piace, faccio i miei lavori, mi porto avanti e sono molto concentrato. Perciò, stadio, let's go! Jaco! Poi c'è Sabo, al fine della stadio, cosa ci racconti, le tue emozioni? Quando sei forte, fratello, quando sei forte? Ragazzi, c'è Mario che è venuto a trovarmi, lo vedete Mario? Qui sulla mia finestra? Eccolo Mario. Comunque ragazzi, grazie per aver visto questo video. Io vi saluto, iscrivetevi per i prossimi episodi, veramente mi aiuterebbe tantissimo. Un grande abbraccio, siamo qui nel college in America, Giacomo San Vitale, Trey Walton. Let's go. I can't.